Sta atterrando e è atterrato già Lukaku a Ciampino finalmente. Dopo 2 mesi di ritardo, la Roma ha il suo centravanti. È incredibile, ce l'abbiamo fatta, è stato un parto. Io sono ancora molto arrabbiato per il fatto che sia arrivato così in ritardo, col fatto che per l'ennesima volta la Roma ha fatto un ritiro, si può dire, senza l'attacco. Perché anche questa volta, cioè, la Roma ha avuto un ritiro estivo, ha preparato la stagione senza Lukaku, che è la punta titolare dei diamanti. Ma io sono contentissimo dell'arrivo di Lukaku e vedo già e sento già tifosi interisti, soprattutto tifosi juventini, che la buttano in caciara, che continuano e iniziano a dire che è un flop, che secondo te sarà buono veniva a Roma, tutti questi discorsi qua, no? Che fondamentalmente a me mi scivolano addosso perché stare qui a criticare Lukaku è ridicolo. Cioè, Lukaku può aver fatto la scorsa stagione male, può essere 2 anni sottotono, ma parliamo di un calciatore che ti ha fatto solo 3 club, 280 gol, e vanno poi sommati quelli che ha fatto con la nazionale. Un calciatore ha 300 gol in carriera. Ma di che volemmo sta a criticare? Ma ragazzi, ma veramente stiamo a cercare di criticare e di sminuire un calciatore che ti ha fatto 300 gol in carriera? Altro che 187 di Ciro Immobile, che tutti fanno i matti, pensare che difende Ciro Immobile ha fatto 187 gol. Eia, ma che stiamo facendo? Scusate, sta. Ecco, vedi, sono ancora sul tè per Lukaku, stiamo. Sì, tutti a Ciampino. Bravi. Ma il discorso è questo: Lukaku è un giocatore fortissimo che poi si debba rimettere in forma è un altro discorso. Che poi sicuramente per questo primo periodo, secondo me, il titolare sarà Belotti, perché Lukaku deve fare la preparazione. Secondo me forse deve perdere anche qualche chilo. Si deve rimettere in condizioni fisiche. Ok, siamo tutti d'accordo. Ora, per l'infortunio che ha avuto l'anno scorso, che è stato fuori per tanto tempo, è stato martorizzato, si sta prendendo passare Lukaku come un fracicone. Ora, nell'ultimo periodo è stato un fracicone, sì. Però non è detto che quest'anno sia un fracicone, capito? Cioè, Luca è un giocatore che in questa Roma è fondamentale, che in quelle partite come contro il Verona, no? Che tu non riesci a essere cinico. Cioè, sta Luca che come corsa solo prende, si gira e ti spacca la porta. Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Ma è indiscutibile Lukaku. E poi ovviamente si sta già a dire che Lukaku è il portiere e fa le battute, ma gli interessi sono seri su questo che ci sto parlando? Ah, il collo. Per quella situazione si è creata in finale di Champions League, dove fondamentalmente, oggettivamente, ne ho parlato pure in diretta dopo la partita della Champions. Ma che deve fare? Si deve teletrasportare l'attaccante e sta lì davanti alla porta. Che deve fare? Ma che ne sa che gli arriva addosso? Poi sì, che si è mangiato un go in finale di Champions League, che gli ha tirato in bocca il portiere, lì sono d'accordo. Però è indiscutibile che avere Lukaku in attacco sia tanta roba. Cioè, Lukaku è forte, forte. Poi, col senno di poi, potrà anche fare una stagione demenziale quest'anno e fa 10 gol. Ok, può anche succedere. Ma ad oggi non mi potete già venire a scassare con sto Lukaku. Lukaku, alla Roma è forte, punto. Finalmente abbiamo preso un attaccante che sicuramente non è al top della condizione, che sicuramente non è al top della forma. È vero, ma va benissimo. Ma ben venga. Ma ben venga. Benvenga, benvenga che Lukaku venga alla Roma. Siamo stati 3 mesi a parlare di nomi su nomi, nomi di aspettative, Morata, Scamacca, eccetera. E quando abbiamo preso Asmoun, io ero avvelenato tanto da non farci manco un video. Ma non contro Asmoun, ma contro la Roma. Dico, come mi avete sfracassato con tutti i signori, poi mi presentate con il Messi iraniano. Ma ad oggi, col fatto che mi è arrivato Lukaku in più, io sto rivalutando anche l'acquisto di Asmoun, perché fondamentalmente prima tu non avevi alternative là in avanti, adesso c'hai anche Asmoun in più. Quindi pensate, è più completo come reparto, che poi bisogna anche vedere poi nel concreto come si svilupperà, ok. Ma bene così, benvenuto Romelu, finalmente, che spettacolo!